Ajax, arriva il Director of Football, Marinbeukr. Continua la rivoluzione in casa Ajax, dove si è deciso di nominare anche il nuovo Director of Football. A ricoprire questo ruolo sarà Marinbeukr, che proviene dagli scozzesi del Queen's Park FC e ad Amsterdam ricoprirà un incarico del tutto nuovo. Il Bayer Leverkusen prova a trattenere WIRTZ fino al 2025. Il talento di Florian Wirtz è sotto gli occhi di tutti e la dimostrazione arriva proprio dalle richieste provenienti da Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Manchester United. Il giocatore tedesco non è scontato che lasci però il Bayer Leverkusen, come riportato da Sky Sport De, con le aspirine che proveranno a trattenerlo sino al 2025. LA Repubblica Ceca starebbe pensando a Nedved come direttore sportivo. Pavel Nedved potrebbe tornare presto al lavoro dopo l'addio alla Juventus e per farlo potrebbe puntare sulla sua terra di origine. L'ex giocatore bianconero sarebbe stato contattato dalla Federcalcio ceca, offrendogli un ruolo da direttore sportivo. Come spiegato dalla stampa locale, Nedved potrebbe non essere l'unico, visto che dovrebbe arrivare come nuovo CT anche Ivan Hasek. Real Betis, Guido Rodriguez nel mirino di Barcellona e Manchester UTD. Il Real Betis sta provando a rinnovare il contratto di Guido Rodriguez, ma il giocatore argentino non sembra essere convinto. Il calciatore è in scadenza di contratto nel 2024 ed è particolarmente corteggiato da Barcellona e Manchester United, che avrebbero pensato a lui, come riportato a Marca. Milan, occhio alla Juve per Oudra Ajo. Hassan Ouedraogo è al centro di un gigante intreccio di mercato che lo potrebbe vedere raggiungere l'Italia. Dopo il forte interessamento del Milan e l'inserimento dell'Inter, anche la Juventus starebbe pensando al difensore dello Schalke 04, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, aprendo a un duello di difficile risoluzione. L'Inter guarda al futuro per il portiere, prelazione per Bento. Jan Sommer è una garanzia per l'Inter, tuttavia gli anni passato e a dicembre l'estremo difensore svizzero compirà 35 anni. Un'età che non può che mettere in allarme la squadra nerazzurra, che deve pensare a un suo eventuale sostituto per il futuro, e il nome caldo è quello del brasiliano Bento Mateus Krepski. Come riportato da calciomercato.com, l'Atletico Paranaense non sembra pronto a privarsene a stretto giro, tuttavia il portiere carioca potrebbe cedere alle lusinghe del club milanese, che avrebbe strappato una prelazione su di lui con una richiesta economica fissata attorno ai 15 milioni di euro. Nantes, il nuovo allenatore è Gourvennec. Cambio in panchina per il Nantes che, dopo aver esonerato Pierre Aristui, ha deciso di puntare su Jocelyn Gourvennec. L'allenatore francese ha firmato con il club transalpino sino al termine della stagione, con la possibilità di prolungare la sua permanenza sino al 2024-2025. DALLARGENTINA, Scaloni dirà addio alla nazionale dopo LA Coppa America. Arrivano conferme dall'Argentina: Lionel Scaloni lascerà la panchina della nazionale. Ma lo farà dopo la Coppa America del 2024, nessuno addio immediato per l'ex difensore, accostato anche alla panchina della Lazio per la prossima stagione. Almeria, il Real Madrid potrebbe riprendersi a Ribas con il diritto di RECOMPRA.
Sergio Arribas sta facendo impazzire la Liga con i suoi 5 gol realizzati nel corso delle 14 presenze accumulate in questa stagione in Liga. Numeri che non sono passati inosservati agli occhi del Real Madrid che, dopo averlo ceduto all'Almeria, potrebbe presto pensare a lui. Il club castigliano potrebbe far valere il diritto di recompra che consentirebbe ad Arribas di vestire già la prossima estate la camiseta blanca. Milan, proposto Shevchenko fino a giugno. Il giorno dopo il doloroso KO col Dortmund che ha quasi definitivamente compromesso il cammino europeo del Milan di Stefano Pioli. Il nome di Andriy Shevchenko è stato proposto al club rossonero da alcuni intermediari come possibile allenatore fino a giugno per il ruolo di traghettatore, ma il suo profilo non convince appieno la dirigenza milanista. KHEPHRENTHURAM alla Juve a gennaio? SI complicano i piani. Khéphren Thuram è uno dei principali obiettivi per la Juventus, tuttavia le ottime prestazioni del Nizza rischiano di diventare un problema per i bianconeri. Come ricordato da calciomercato.com, il centrocampista francese difficilmente si muoverà dalla Costa Azzurra a gennaio vista la volontà dei rossoneri di trattenere i propri big. Juventus, il rinnovo di Chiesa dipenderà dal futuro allenatore. Federico Chiesa e la Juventus potrebbero presto prolungare il proprio rapporto. L'entourage del giocatore dovrebbe incontrare la dirigenza bianconera la prossima settimana. Tuttavia, come riportato da Tutto Mercato Web, il futuro dell'attaccante dipenderà dall'allenatore che siederà prossimamente sulla panchina della vecchia signora. Chiesa si trova molto più libero negli schemi presentati in nazionale da Luciano Spalletti che lo pone come esterno d'attacco, mentre Allegri lo preferisce come punta centrale, un aspetto da non sottovalutare che potrebbe spingere Chiesa a pensare a un'altra destinazione dopo il 2025. Il Bayern Monaco vuole Araújo, ma il Barcellona punta al rinnovo. Il Bayern Monaco è alla ricerca di un difensore e il nome prescelto potrebbe essere quello di Ronald Araújo. Il Barcellona non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore e, come rivelato da Sky Sports Germany, sarebbe pronto a rinnovargli il contratto fino al 2026. Fiorentina, SI punta su Lauriente per gennaio. La Fiorentina è a caccia di un rinforzo in attacco per il mercato di gennaio e fra i nomi che emergono vi è quello di Armand Lauriente, attualmente in forza al Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel caso l'affare si concretizzasse verrebbe sacrificato uno fra Josip Brekalo e Riccardo Sottil. Lazio, Lotito. Sarri mai stato in discussione? L'allenatore della Lazio Maurizio Sarri non è in discussione. Ma quando mai? Sarri non è mai stato in discussione, afferma il presidente del club biancoceleste Claudio Lotito, rispondendo ai cronisti alla Camera dopo la vittoria di ieri della squadra in Champions League. È chiaro che per raggiungere gli obiettivi si deve lavorare all'unisono. La struttura tecnica, la società, fino ai magazzinieri e ai medici, chiunque è fondamentale per creare quel clima di sinergia e l'ambiente sereno e determinato a raggiungere di comune accordo gli obiettivi previsti, aggiunge Lotito. Corinthians, il PSG SI inserisce nella corsa a Moscardo. Gabriel Moscardo è tenuto d'occhio da molte squadre della Premier League. Tuttavia una nuova contendente si è inserita nella sfida di mercato. Si tratta del Paris Saint-Germain che, come riportato da Fabrizio Romano, starebbe pensando al centrocampista del Corinthians. LA Juventus guarda a LLESTERO. Occhio su BARDGHI lunga I, MI lunga ATOVIC e ADZIC.
la Juventus continua a puntare sui giovani e promuove la propria linea verde anche sul mercato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i dirigenti bianconeri avrebbero messo gli occhi sul fantasista svedese del Copenaghen Rooney Bargi, a cui si aggiunge il serbo della Stella Rossa Jovan Mijatovic e la mezzala montenegrina Vasilije Azic. Roma, possibile prestito per Bove. Edoardo Bove è in attesa di avere una risposta da parte della Roma per il rinnovo, ma si fa sempre più largo la possibilità che il futuro a stretto giro sia lontano dalla capitale. Come riportato dal Messaggero, il giocatore giallorosso potrebbe finire in prestito in qualche altra squadra della Serie A per farsi le ossa e prepararsi al salto di qualità. Simeone spaventa il Napoli. Un giorno vorrei giocare in Liga. Giovanni Simeone potrebbe non rimanere a lungo al Napoli. Il giocatore partenopeo ha rilasciato un'intervista a Marca esprimendo la volontà un giorno di trasferirsi in Liga. Mi mancano ancora tanti anni di carriera e spero un giorno possa succedere. Il calcio dà tante possibilità e spero un giorno di poter essere vicino a mio padre e di non dover prendere l'aereo per vederlo, ha spiegato il Ciolito, che ha sottolineato come però non intenda approdare all'Atletico Madrid.